Oggi il rischio è di complicarsi la vita, perché voglio parlare di intuizione. I nostri scienziati, mainstream intendo, le star televisive, ci dicono che l'intuizione è antiscientifica e quindi che la scienza è antiintuitiva, che solo con il ragionamento si può giungere alla comprensione delle cose, perché la visione diretta sbaglia. Ci sono testi su come l'intuizione sbaglia. Peccato che dipende dalle mappe che hai. Cioè, ascoltatemi, se tu credi, se tu confondi l'intuizione con l'istinto, con l'istintività, cioè con quello che ti passa per la testa, cioè per la pancia, è chiaro che questo sbaglia, perché è ricca del cosiddetto wishful thinking. Tutto quello che tu sogni, desideri, se non lo valuti attentamente, entra dentro tra te e il mondo, e quindi tu non fai altro che vedere quello che desideri. Il mondo è ciò che sogni, ci dicono gli sciamani. Ma invece tutti i saggi di questa terra, a partire da Platone per passare a Plotino, Spinoza, ma Sant'Agostino, per arrivare a Jung, per arrivare a David Bohm, a Krishnamurti, insomma, basta guardare la storia della filosofia, Hegel, e sappiamo che ci parlano di tutti i tipi di conoscenza, quello razionale, che non raggiungerà mai, pensiamo al paradosso di Achille e la tartaruga, il paradosso di Zenone, non raggiungerà mai la vera comprensione. Mentre ci parlano di una conoscenza intuitiva o insight che vede la visione diretta delle cose. Ora, pensiamo come possiamo vivere in un mondo dove la scienza, cioè l'apice della conoscenza, è delegato a quella conoscenza prima, a quella conoscenza che rifiuta l'intuizione. Questo per dirvi, signori, possiamo fare una rivoluzione. Portiamo l'intuizione nel mondo, comprendiamo che cosa significa intuizione, e sappi che l'intuizione non è istinto, l'intuizione non è fare quello che senti, non è agire di pancia, non è l'immediatezza di quello che vedi. Intuizione è fare il vuoto. Svuotati. Vuoto, zero, osservati osservare, guarda oltre la vera natura delle cose. Io lo chiamo la seconda attenzione, lo zero, un modo ulteriore. Stai nel vuoto, lascia andare ogni identificazione, ogni credenza, comportati come se tu potessi lasciare andare tutto ciò in cui credi, e tollera l'incertezza, e stai in contatto con il mondo, con quello che vuoi conoscere. Da quel luogo lì, vuoto e silenzioso, affiorerà come un lampo nella notte l'intuizione, lo sguardo che ti illumina e che ti mostra la via. Diciamolo ai nostri signori scienziati. Attraverso questo poi verifichi la tua conoscenza, certamente, attraverso un esame di realtà. Ma se non conosci in questo modo, non cogli la vera natura delle cose. Il mio amico Amit Goswami parla dell'incompletezza del materialismo, della misurazione. Sarà sempre incompleto una comprensione razionale. La dimostrazione è ciò che stiamo vivendo. Se vogliamo cambiare il nostro mondo, comprendiamo la vera natura dell'intuizione. Purifichiamoci e alleniamoci all'insight, alla visione diretta delle cose come sono. Buon viaggio.